Ciao ragazzi, benvenuti a questa diretta. Oggi un pochettino più tardi. Se vedete la parte di copertura del sedile è dettata dal fatto che ho lavorato su una macchina, quindi sono un po' sporco e non voglio rovinare completamente l'interno perché per me è importante mantenere una certa pulizia e una certa perfezione all'interno. Chi è che è venuto infatti in macchina con me ha visto che praticamente l'interno è come se fosse nuovo. Sono Edoardo Renzi, titolare della Turbo Charger World, ideatore del metodo Connect, che è l'unico metodo in Italia che dona velocità senza aggiungere cavalli, e avete visto diverse realizzazioni che ho fatto, non per ultimo quella dell'Audi A6 Competition 3000 TDI Biturbo, che ha fatto con quasi 40 gradi di temperatura, 427 cavalli e una coppia completamente piatta, ok? E ha al limitatore la stessa coppia che ha il motore di serie. Quindi è stato un grandissimo risultato che poi ovviamente crescerà e si incrementerà. Ciao Aldo, buongiorno. Spolliciate, bravo. E si incrementerà in inverno, verso ottobre, quando ci saranno temperature un pochettino più miti. Oltretutto, insieme al metodo Connect nell'Audi A6 e in generale ho creato Turbo Performance, che è l'unico metodo che permette di avere un 30% in più di portata d'aria rispetto a turbine con le stesse modifiche sul mercato. Quindi sono due metodi completamente diversi e soprattutto sono una delle poche aziende che fornisce componenti che dà anche un supporto pre, durante e post attraverso dei consulenti che vi seguono dall'inizio fino alla fine, quindi vi portano direttamente al risultato finale. Oggi parliamo di meccanica? No, assolutamente, ma parliamo di assetti. Troppo spesso sono venute persone che hanno detto voglio fare l'assetto e mi hanno proposto di modificare le molle. Modificare le molle non vuol dire fare un assetto, ok? Questo è modificare o installare o abbassare il telaio dell'auto, ok? Si modificano sicuramente la campanatura, si abbasserà il baricentro, la macchina girerà un po', girerà meglio, ma l'assetto, il vero assetto, non è questo. Il vero assetto è legato a quello che sono le sospensioni, le barre di torsione, la barra duomi che si trova sotto al cofano, ma cosa essenziale, c'è tutta la regolazione intorno all'assetto che genera il vero nome modificare l'assetto. Quindi queste sono stupidaggini dette in giro che modificando le molle si modifica l'assetto, che non hanno assolutamente nessuna cognizione, ok? Perché mettendo delle molle non si modifica l'estensione, ma solamente si abbassa l'auto. Poi, se si inizia a parlare di verificare gli angoli, verificare la campanatura, verificare l'incidenza, verificare come il pneumatico ha l'impronta a terra, vedere anche la pressione dei pneumatici o le temperature sui pneumatici dopo che uno gira un pochettino o ci fa un giro per vedere dove sta lavorando, oltre che vedere l'usura, questo è completamente un'altra cosa. Ed è proprio da questo che si garantisce che si esce fuori una macchina veramente eccezionale, non mettendo solamente le molle, ok? O gli ammortizzatori, è il complessivo. Perché noi tendiamo a frenare la macchina sia in estensione sia in compressione, ma soprattutto tendiamo a mettere una macchina che sia a livello di rollio, quindi spostamento a destra e a sinistra, sia di cabratura, cioè quindi andare avanti e indietro in questa maniera, e quindi tende ad essere una macchina che rimane stabile
ok, pressoché nulla, anche se un po' ci deve essere se noi andiamo in strada, altrimenti si ripercuote tutto quanto sul telaio. E essendo dei motori, essendo delle macchine che sono concepite per la strada, il telaio su molte auto tende a iniziare a scricchiolare, oppure si inizia a storcere quando si fanno delle curve molto aggressive. Quindi bisogna sempre garantire una certa flessibilità e una certa, passatemi il termine, molleggio. Quindi tutte le stupidaggini dette a 3 bar di pressione, oppure tutte le stupidaggini dette io ho fatto qua e là, perdonatemi, i veri assetti non sono quelli, ok? Quella è roba da tuning, non è preparazione. Preparazione o fare un assetto come si deve è tutta un'altra questione. E si vede anche la differenza di quando poi dopo uno si va a confrontare o si va a scontrare con qualcuno in pista o magari nel misto. Ecco lì che poi dopo tutti gli altarini escono fuori, tutti i problemi escono fuori. Perché? Perché giustamente quando si inizia, ciao Camillo, buongiorno, quando si inizia ad avere una macchina che frena e il sedere si alza pur rimanendo le ruote a terra, quello inizia a vedere le vere differenze. Mentre se si va in pista e si vede che quando una macchina prende un cordolo e si alza, ok, sulle ruote, o si alza la ruota posteriore, oppure quando frena tende a rimanere piatta, sì, ma arriva a un certo punto in cui si alzano la parte posteriore, lì si inizia a vedere alcuni assetti seri, ok? Anche se poi in frenata è meglio avere tutte e quattro le gomme piantate a terra. Oltretutto, che cosa viene legato? Viene legato che con un assetto serio, soprattutto legato per la pista, bisogna anche modificare, ok, la ripartizione della frenata, ovviamente. Questo, anche questo è un motivo di esame, ok, e di punto dove poter lavorare, ed è legato anche all'assetto. Quindi dire che io mi faccio un assetto comprando 4 molle dell'Eibach o 4 molle dell'HR e via discorrendo, della VMAX, è una cosa da tuning, ok? Bella, si abbassa, va bene, però bisogna stare anche molto attenti, perché se si arriva oltre un certo valore di abbassamento gli ammortizzatori scoppiano, ok? Soprattutto se avete delle macchine con molti chilometri. Oltretutto bisogna vedere anche come sono messi i supporti degli ammortizzatori, perché più noi li tendiamo ad abbassare e stressare, maggiore sarà il loro stress. Quindi se non sono al massimo, vedrete che tutti i supporti degli ammortizzatori inizieranno a cedere velocemente. Quindi state anche attenti a questo prima di intraprendere una strada che magari qualcuno vi accompagna fino a un certo punto, perché sa quali sono i problemi, non vi dicono o occultano alcune informazioni importanti, e vi ritrovate che magari da un investimento di 1.000.000 euro vi ritrovate a spenderne 3 per rimettere a posto magari tutte le problematiche che ci sono. Inoltre, più gli assetti sono piatti da kart, più avrete un momento improvviso di perdita di aderenza quando sarete sul bagnato. Quindi sicuramente è da valutare il fatto che sull'asciutto la macchina tende a sfruttare appieno l'impronta a terra e la telaistica, ma sul bagnato inizia a essere un rischio non da poco. Ecco perché una certa cedevolezza dell'assetto serve per non mettere a rischio l'incolumità di chi c'è all'interno. Fattore determinante è che aumentando o migliorando quello che è l'assetto e stabilizzando la macchina in tantissime condizioni avrete anche una frenata migliore e potrete garantire un'ottimizzazione di quello che è i metri di arresto. Come gestisci la pressione gomme? Allora, Camillo, la pressione gomme dipende dalle strade che frequenti, quindi un conto è la velocità, un conto è il tipo di campanatura che hai, un conto è il tipo di telaio e un conto è anche il tipo di guida,
anzi il tipo di guida è la parte essenziale che genera la scelta della pressione, e poi come si comporta la macchina, perché se un assetto viene fatto solo con le molle è un conto, se viene fatto con degli ammortizzatori quindi Blisten, vengono fatti i KV dei coni è un altro, se si lavora con degli Ohlins è un'altra cosa ancora. Ok, queste sono differenze sostanziali e abissali che generano anche una ripercussione su quello che è il battistrada notevole, ed ecco perché bisogna vedere le temperature del battistrada delle gomme per capire come modificare la pressione. Oltretutto dipende anche moltissimo dal disegno del battistrada, che anche quello non è una cosa importante. Allora, sul bagnato conviene gonfiarle di qualche bar. Allora, partiamo da una cosa che forse molti non vi dicono. Allora, sul bagnato, più il battistrada è largo, più c'è possibilità dell'aquaplaning. Perché? Perché il tempo che l'acqua va dal centro all'esterno, dove viene buttata fuori, è maggiore. Quindi, per avere un minimo di abbassamento dell'aquaplaning, la gomma più stretta ha più vantaggi. Ovviamente questo è un grado di massimo, è chiaro che non mi potete mettere dove c'è un 250, un 255 mettete un 120, questo no, però è diminuendolo si ha la possibilità di avere una maggiore velocità di evacuazione dell'acqua. Quindi il fatto di aumentare leggermente la pressione può aiutare, assolutamente. Però poi dopo si fanno i conti con l'asciutto. Perché? Perché poi dopo si consuma di più la parte centrale. Quindi riuscire a gestire o riuscire a trovare la pressione giusta si va anche per tentativi, in base anche a quello che è il tipo di guida della persona. Inoltre c'è una particolarità su quello che riguarda l'assetto. L'assetto deve essere anche mitigato su quello che è gli angoli di convergenza e gli angoli anche dell'assetto proprio, perché più si abbassa più le geometrie cambiano e più ci sono i braccetti che lavorano e lo sterzo che lavora di più e può creare dei problemi. Quindi questo è un discorso che dovrete affrontare con i miei collaboratori che hanno già fatto diversi esperimenti su tantissime auto, soprattutto BMW, che vi possono dare una consulenza mirata e precisa. E non si fermeranno al fatto di dire si può fare o non si può fare, ma si fermeranno, inizieranno ad andare oltre per scoprire veramente qual è la tipologia di guida. Quindi non è ok, monto 4 molle e 4 ammortizzatori, faccio una convergenza, sono a posto. No, assolutamente no. Camillo, allora, preferisci la scala psi o ai bar? Non è uguale, stessa identica cosa, tanto si fa la conversione, Camillo, quindi non è assolutamente diversa. Diciamo che i PSI normalmente viene utilizzato sempre in America, qua utilizziamo i bar, ma non è assolutamente differenziante, tanto si sanno qual è il fattore di moltiplicazione o di divisione, quello che vuoi, e poi dopodiché lo riesci a trasformare immediatamente. Quindi ecco, non pensiate che fare un assetto siano una cosa semplice, o magari andare in un negozio di tuning e comprare 3-4 cose, buttarle tutte insieme e poi dire sì, ok, ho fatto l'assetto, perché non c'entra assolutamente niente, perché la macchina si rischia che si scomponga e sia anche deleterio poterci stare per strada, perché magari mentre state andando, faccio un esempio, su una station wagon vi parte il sedere e state a un certo tipo di velocità, magari perché pensate di avere l'assetto e quindi stare tranquilli, invece magari vi perde completamente il posteriore. Riprendere una macchina che è una
una station wagon, o ancora peggio, station wagon 4x4, bisogna averci il manico e quindi bisogna stare molto molto attenti. Per questo che vi dico di non affidarvi a qualsiasi qua, ma di prestare molta attenzione a chi affidate la vostra auto, perché i danni si fanno non solo sul motore o sulla turbina, ma si fanno anche per strada se per caso mentre state affrontando una curva la macchina si scompone, ma soprattutto si scompone all'improvviso. E qui anche Alessandro Tedeschini, che è un istruttore dell'Academy for Drive, ha sempre detto che la cosa da fare quando si guida è che la macchina faccia quello che il pilota vuole e non che faccia quello che lei vuole, perché altrimenti il pilota deve stare sempre sull'attenti, deve stare sempre su chi va là e non sempre riesce a correggere. Quindi è sempre, ricordatevi che il volante lo tiene il pilota e quindi le reazioni dell'auto devono essere sempre e costantemente, okay, generate dal pilota. E visto che in pista il tempo si fa con l'assetto e con i freni, perché si fa sia in percorrenza di curva che in staccata, potete capire e potete facilmente immaginare quanto sia più importante avere un assetto e una frenatura degna di questo nome rispetto a magari avere 400.000 cavalli e poi magari alla prima curva bisogna alzare il piede perché sennò ci si ammazza, tipo come succede sulle 1turbo.gt, che lì purtroppo era nato male il telaio, però non ci si può fare nulla. Però su una macchina che ha un buon assetto per 200 cavalli ne mettete 350, ma poi in pista non riuscite a gestirli perché avete sbagliato le gomme, ha sbagliato l'assetto oppure l'aspetto originale o anche l'impianto frenante originale, sì, sull'accelerazione va bene, però poi quando iniziate a fare una curva o iniziate a fare andare su per i monti o sul misto, un misto veloce, iniziate a pestare sui freni e anche sul telaio, iniziate a vedere che il freno dopo un po' inizia ad andare sempre più giù e non iniziate a più frenare, dovete frenare prima. O magari quando iniziate a fare le curve iniziate a farle sempre che si allarga sempre di più la macchina, sempre di più, perché mettete sotto stress fuori misura le gomme e la miscela all'interno, la miscela delle gomme non riesce più a resistere. Questo è una cosa che è di fondamentale importanza. Camillo, allora, un pneumatico super ribassato in generale che pressione lavora? Questo, Camillo, come ti ho detto prima, bisogna vedere da pneumatico a pneumatico e soprattutto da auto a auto con quello che sono anche i pesi. Vedo gommisti che vanno su 2.5 deteriorando per me su 2.5. Allora, questo no assolutamente, perché bisogna vedere anche il tipo di macchina, perché su una berlina è un conto, su una hot hatch è un altro, su una coupé è un'altra, su una macchina molto alta è un'altra. Quindi vedete come cambiano, una macchina che è molto lunga, che quindi ha un passo lungo è una cosa, se è un passo corto è un'altra, se si va in pista è un'altra, se si va sul misto è un'altra, se si va in velocità è un'altra. Quindi vedete, ci sono mille variabili che non possono essere considerate o tenute in generale. Questa è la differenza e la differenziazione tra Turbocharger World e i miei collaboratori è rispetto a quello che è il mercato. Ognuno viene messo al centro, okay, al centro dell'operazione, della preparazione, e non viene messo come corollario solo per quello che tira fuori i soldi. Quindi qualsiasi realizzazione viene costruita proprio come un vestito che viene cucito addosso da un sarto. Lo ripeto e lo ripeterò per l'ennesima volta: non tutti vengono presi, solo 3 su 10 li prendiamo, ma non per volontà del cliente, per volontà nostra, perché se non ci sono i presupposti non vogliamo darvi false speranze anche in quello che riguarda l'assetto, anche perché sull'assetto e sui freni giochiamo sulla vita delle persone. Quindi su queste cose sono assolutamente e tassativamente categorico,
con tutti i miei collaboratori che devono dare delle informazioni precise e senza guardare al fatturato, ma bensì per guardare, per salvaguardare in primis, ok, come prima cosa la vita delle persone che ci sono all'interno. Questa è una cosa di fondamentale importanza per quello che riguarda la mia filosofia, che sì, andare veloce va bene, ma frenare e recuperare magari 2 metri che fanno la differenza tra fare un incidente e magari far male, farsi male e fare male anche a chi è che sta all'interno, che magari è un familiare, e anche a livello dell'assetto, perché magari uno sta andando piano, una persona sta andando piano, sta facendo una curva, la macchina si scompone e la persona perde il controllo, si rischia di farsi male. È vero che nelle preparazioni non c'è garanzia, non bisogna farlo, però andare con delle modifiche ragionate e studiate è una cosa. Andare a tastoni perché si è sentito che è un altro discorso. E chi è che magari va a correre, magari nel misto, e va a prendere e prende tante macchine, da avversari che hanno una macchina meno potente ma più bilanciata e riesce a sfruttare al 100% il potenziale dell'auto, allora significa che chi è che gli ha dato i suggerimenti o che gli ha dato i componenti, probabilmente deve rivedere alcune regole e alcune cognizioni e informazioni che ha su quello che è l'assetto. L'assetto è importantissimo, molto più importante a mio parere di quello che è la potenza del motore, ed avere il controllo completo dell'auto ed essere tranquilli di aver fatto il massimo, senza ovviamente prendere impianti frenanti maggiorati o assetti da 10.000 euro, ok? Però di aver fatto il massimo possibile per poter avere divertimento senza pregiudicare quello che è l'affidabilità e la salvaguardia di se stessi e di chi è dentro. Camillo, non tutti hanno una coscienza come come la tua. Ti ringrazio, ma questo è forse perché sono papà e forse perché mi medesimo in ognuno di voi, visto che siamo tutti quanti, io in primis, appassionati e non non un mercenario e non uno che perde la testa solo per mettere la macchina davanti. Ci deve essere sempre un limite, non bisogna sorpassarlo, ci si può arrivare vicino, ma per strada bisogna stare molto distanti, quindi dargli magari un 70%, arrivare a un 70% e mantenere un'affidabilità del 30% o almeno una tranquillità del 30%, invece che dare il 101% e rischiare magari di farsi male. Perché tanto basta 1, 2, 3 volte, poi magari in quel momento che uno la fa sempre la stessa curva, il pneumatico è un pochettino più usurato, perde un po' di pressione, ci si ammazza e non si rende neanche conto. Quindi questa è una cosa molto importante, controllate anche sempre la pressione dei pneumatici, che sia sempre ottimale e sempre a macchina fredda, quindi senza avere temperature esagerate. Se volete mettere dentro altri gas invece che l'aria va benissimo, okay? Perché l'azoto va benissimo perché è molto più stabile e avete sicuramente una maggiore tranquillità, che non ci sono cambiamenti di pressione in base alle temperature esterne. Vi lascio, se siete, ciao Marco, se chi è che è arrivato adesso può vedere tranquillamente la diretta, può rivederla che la lascio online, e se vi è piaciuto taggate le persone, ditemi la vostra esperienza se avete avuto delle esperienze negative e mi raccomando seguitemi su YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. E su YouTube c'è un importante video sulle aspirazioni che deve essere guardato per capire tantissime nozioni su come modificare la propria aspirazione. Ciao a tutti!